Salutarvi tutti quanti oggi all'antivigilia della nostra gara, l'ultima gara in trasferta. Penso che è un momento nel quale ho notato un po' più di tranquillità e serenità da parte di tutti noi e voi. Abbiamo, ritengo, la sensazione che con il mister Colantuono abbiamo ripreso il bandolo dalla matassa per evitare che la sindrome del saliscendi, quantomeno sotto il profilo delle prestazioni, diventi al più presto un brutto ricordo. Quindi vedo una fine d'anno un po' più tranquilla rispetto alla concitazione che avete vissuto con me in ricorrenza a giugno, quindi 6 mesi fa. Oggi è il 22, quindi sono 6 mesi esatti dal mio insediamento in qualità di nuovo presidente e socio di maggioranza. E io ringrazio tutti voi per il sostegno anche nel periodo più difficile, quello dell'affanno sul mercato, delle scelte del direttore sportivo, dell'allenatore. Devo dire che ho apprezzato una diffusa obiettività, a prescindere dalle testate, dagli uomini e dal pensiero che giustamente le valutazioni individuali ovviamente devono essere individuali. Il vostro è un mestiere difficile, perché bisogna contemperare le esigenze del pubblico rispetto a quelle poi dell'obiettività e del sostegno alla città, alla squadra, perché ovviamente quello che si scrive, quello che si dice ha un influsso, ha un'influenza notevole anche nella morale, principalmente dei ragazzi. Noi diciamo gente un po' più datata, gli allenatori, i direttori, riusciamo ad assorbire, a tutire colpi, a volte anche necessari, giusti, obiettivi, però ricordiamoci che abbiamo dei ragazzi che oscillano dai 18 ai 38, quindi quelli che sono sotto i 30 probabilmente non hanno poi mediamente. Probabilmente non hanno la scorza per poter assorbire gli strali che a volte sono anche giusti. Però penso che le varie sferzate, gli incoraggiamenti, le obiettive valutazioni da parte vostra, mediamente in questi 6 mesi non posso assolutamente avere un'opinione negativa. Penso che abbiamo fatto un lavoro costruttivo tutti quanti. Per quanto mi riguarda, ho già ammesso alcuni errori, principalmente dovuti alla rapidità con la quale ho dovuto effettuare delle scelte strategiche. Ovviamente di questo abbiamo tutti quanti capito, principalmente parlando dell'allenatore esonerato, che è stata una scelta condivisa perché evidentemente con lo
se sono attore, evidentemente questa è una piazza importante, una piazza, come tutti diciamo, una piazza da, quindi essere in B in una piazza da ha bisogno di gente probabilmente più esperta, perché il giovane può anche riuscirci, ma sicuramente un percorso più arduo, quindi probabilmente il signor Stallone non ha avuto questa fortuna, insomma, di trovarsi in quell'abbrivio di positività, visto che poi abbiamo steccato la prima, diciamo, è iniziato veramente col piede sbagliato e ovviamente abbiamo visto sabato scorso, è stata la prima volta che la squadra ha rimontato. Non a caso, purtroppo, non era mai successo nella vecchia gestione. Quindi questo io non lo considero un errore pieno, sicuramente non abbiamo avuto il tempo e il materiale umano sul quale poter fare delle scelte con il direttore sportivo, e effettivamente questa cosa ha messo un attimino di pepe nei mesi di ottobre. Abbiamo superato tutti brillantemente e penso che siamo sulla strada giusta anche come coesione del gruppo. Vedo un allenatore e un direttore che si confrontano quotidianamente, rispettano i ruoli come io ho sempre desiderato. Ricordo una mia uscita, forse il primo o il secondo giorno di insediamento dell'allenatore, quando tornavo giù dal Trentino, dice: io ho dei manager, loro sono le persone competenti, hanno la responsabilità del settore sportivo, mi vedrete pochissimo. Ovviamente non è stato così, perché quando le cose non vanno bene sono stato costretto a metterci in alto, anche perché prima di effettuare una scelta traumatica, quale quella dell'esonero, ho dovuto annusare un attimino l'ambiente, ho dovuto toccarlo con mano. Insomma. Quindi questa qualità dei due manager che io ho l'onore di aver portato a Bari, non lo dico per sgrinate, ma perché parliamo di due uomini che amano il proprio lavoro, di questo ne sono certo, perché come me, che venire in azienda anche di sabato, di domenica, i famosi giorni rossi, no? Per me non sono mai esistiti, perché quando mi convinco che un progetto ha il fondamentale per riuscire, io non lesino orari piuttosto che impegni, cioè per me l'impegno è raggiungere al più presto gli obiettivi secondo la tabella di marcia, quindi la tabella a volte nel mio lavoro è il tempo che riesce a dedicare all'affinamento del progetto. Loro, io metto la mano sul fuoco, sono due persone che amano il proprio lavoro e questa e vivono quotidianamente per dare il massimo e raggiungere il massimo. Sono due persone che sono venute giù a Bari con voglia di fare. Quando tu non poteva stare tranquillamente un altro po' di ferie, pagate. E Sogliano ha lasciato una squadra di Serie A con la quale percepiva un cachet sicuramente superiore rispetto a quello che poteva assicurare una squadra che veniva in B. Quindi le persone che hanno accettato la sfida, no? Penso si sono fidate del mio
piano che non ho ancora svelato in toto, per motivazioni che posso anche... Con sei di voi non l'avrebbe preso se no? Sì, avendo avuto modo di, se avessi avuto modo di conoscerlo meglio prima, a livello umano, parliamo principalmente come intuito persona, io avevo questo sogno, insomma, di partire con un giovane per un piano, come ho sempre detto, di medio lungo termine, quindi un giovane che chissà potrebbe essere con noi in questo percorso per un decennio, quindi arrivare io oltre i 60 e lui vicino ai 50. Purtroppo non è stato così perché, l'ho detto prima, non troppo giovane per resistere a queste cose. Anche il calcio, Presidente, diciamo che ha dei tempi un po' diversi, no, dagli altri. Mentalmente un allenatore, anche quello che va bene, dura 3 anni, insomma, un decennio succede una volta ogni cittadella, ogni Foscarini. Io... quello che ricordo ultimamente, solo Foscarini, credo che è stato 10 anni in una squadra sola. Io non so se ci sono altri esempi, ma esempi. Dire, la mia azienda è in fase di ricostruzione, quindi io l'obiettivo è sempre il massimo desiderata da raggiungere. Poi ovviamente se la statistica dice che oltre 3 anni è difficile. Quelli che vanno bene. Noi siamo qui anche per sfatare le statistiche. No? Senta, Presidente, le sue parole fanno piacere perché ora sono tutti d'accordo, ma Sogliano si è attirato non poche critiche, ha avuto gli strali della critica per le sue scelte. Sì, io penso che lui è impermeabile a queste critiche, perché penso che ha lavorato in una situazione di estrema urgenza, confusione e necessità di allestire la squadra. Ricordiamo che siamo partiti in ritiro con una squadra, non lo so, non, sicuramente non assortita e con tanti elementi che non sapevamo se fossero gradito o meno all'allenatore, piuttosto che il direttore mi è parso che aveva comunque le idee chiare sui giocatori che non riteneva funzionare. Questo ci è costato tanto, perché anche diciamo, le fuoriuscite rapide hanno un costo, se non riesci poi a pianificarle bene. Sotto questo profilo colgo l'occasione per evidenziare che questi costi sono costi di ristrutturazione che purtroppo subiremo a livello di bilancio anche in quest'anno. Cioè l'esercizio 2016-2017 porterà con sé delle sopravvivenze passive legate a questa razionalizzazione, questo riordino del settore, anche del settore sportivo. Quindi questo, di questo devono tener conto anche in relazione agli investimenti. Ho letto proprio stamane qualcuno che diceva che abbiamo dei milioni di euro da buttare sul mercato. Cioè, signori, io non so quanto, ho letto qualcosa. Cerchiamo di non dare informazioni inattendibili, no? Perché questo può essere un problema per noi stessi, cioè se dovessero immaginare le controparti che noi siamo dei paperoni del paperone, e visto che non lo siamo, in questo campionato non si può operare con questa mentalità, cioè voglio dire, i soldi vanno investiti anche per acquistare giocatori, ma i talenti, le mosche bianche nella nostra categoria. Poi abbiamo
dei giovani di valore che ci richiedono anche, quindi già tenerli a casa e non darli via è già un investimento, nel senso che continuiamo a puntare su persone, su giovani, su ragazzi che hanno già un bel mercato, quindi incrementano il valore dell'asset patrimonio calciatori a valori odierni di mercato. Io ho sempre assicurato e rassicurato tutti sulla volontà di operare sul mercato di gennaio per colmare le lacune che il mister e il direttore sportivo avrebbero individuato alla fine dell'andata, del giorno d'andata. E questo rimane come concetto, rimane che l'investimento da collegare a queste scelte sarà definito, diciamo, nel corso del, ci facciamo Capodanno tranquilli, penso che entro la prima settimana di gennaio capiremo quante risorse, come diciamo, organizzare l'ingresso e l'uscita. Quindi assicuro che saremo sul mercato, come tutti sappiamo, per gli attaccanti, visto che abbiamo avuto questo evento negativo dell'infortunio Monachello, e poi centrocampo difesa dipende dalle ultime valutazioni che faranno Soriano e Colantuono. La? L'entità del passivo di bilancio che faceva riferimento prima al nome. Oh, allora, quindi assicurando, chiudendo questa parentesi di chiarezza, cioè noi abbiamo anche delle regole che non tutti conoscono bene sugli indici di bilancio che dobbiamo rispettare, come per quelli finanziari, quindi ci muoviamo in un terreno molto delicato e formale, quindi anche questo avrà la sua influenza per orientare gli acquisti e le dismissioni dei nostri calciatori. E per quanto riguarda, scusa, sì, questo sì. Per quanto riguarda i numeri, allora, il bilancio dalla vecchia gestione, bilancio che si è chiuso il 30 giugno, quindi la gestione operata da un altro organo amministrativo, e sarà pubblicato penso il primo di gennaio, quindi sarà disponibile il piano di commercio per tutte le valutazioni degli esperti che potranno prendere diretta visione di componenti positive e negative di reddito piuttosto che la composizione della, di quello che è l'attivo e il passivo chiuso al 30 giugno. E abbiamo a che fare con una gestione che porta delle perdite pesanti. Perdite accumulate nei due anni. Ma sarà approvato il bilancio? Avete già approvato in questi giorni? Il bilancio verrà, la discussione del bilancio è fissata per fine mese. Il fatto che venga approvato dipende da me, visto che sono il socio di maggioranza. Chiunque si potrebbe opporre, visto che la gestione di un altro organo che non ho, io a cui non ho partecipato, diciamo che io
così come ho fatto tutte le mie verifiche, tutte le valutazioni del caso, purtroppo evidenzierà una perdita notevole. Quindi la ricapitalizzazione che io ho effettuato, purtroppo, prima per me, poi per la città, è servita a colmare queste perdite, a coprire queste perdite. Quindi molto probabilmente dovrà effettuarsi un ulteriore aumento di capitale. Questo dipende anche da come intenderò riassestare il tiro per quanto riguarda il mio piano industriale, gli investimenti da fare, lo stadio, tante cose. Quindi non navighiamo nell'oro. Cioè, il fatto che c'è stata una ricapitalizzazione, abbiamo messo a posto i conti e abbiamo coperto le perdite. Quest'anno è un anno quindi nel quale bisogna concentrarsi sulla per evitare che vengano fatti alcuni errori commessi nel passato e venga pianificata per bene la stagione, la prossima stagione. Questo sia sotto il profilo commerciale, industriale, delle infrastrutture. Quindi sarà un anno nel quale sputeremo ancora sangue e sudore tutti quanti, tenendo conto che abbiamo a che fare con una città, un pubblico che merita sin da subito di raggiungere i massimi risultati. Quindi non possiamo, come ho sempre detto, il progetto è a medio lungo termine, però continuiamo a puntare su un raggiungimento del massimo obiettivo già da quest'anno. Ma questo non significa avere diciamo i famosi milioni di euro che hanno detto da mettere, anche perché penso che non sono i milioni di euro che poi fanno la ricetta magica per poi arrivare primi o secondi o vincere più. Quindi noi continuiamo a puntare, lo dicono le scelte fatte, come ripeto, dal direttore e dall'allenatore. Però sarà un anno nel quale io avrò bisogno di mettere a posto tutte le caselle per pianificare il triennio 17-19-20. Questo è quello che vi dico e poi per approfondire la genesi di queste perdite accumulate potremo fare un incontro ad hoc anno nuovo, in modo tale da evidenziare. Lo sanno anche i tifosi e noi tutti, e anche lei adesso che è calato nel ruolo, pensiamo inevitabilmente sempre al domani piuttosto che al passato, ma a quello che ci aspetta. Adesso questa squadra ha attivato l'ottavo posto per la prima volta, è entrata nel playoff. Lei giustamente ha detto, adesso vediamo cosa mi chiederanno il mister e l'allenatore, come si combinano però le due cose. Io sono d'accordo con lei, non è con i milioni che si vince, ma piuttosto con l'idea, con l'organizzazione, con il saper fare. Però è scontato che non chiederanno al presidente solo l'attaccante, ma chiederanno altri tasselli. Come si possono combinare? Si può lavorare con gli scambi, si può lavorare con... In genere, se non ci sono i soldi, si lavora con gli ingaggi, perché
fa l'accordo di 4 mesi con l'ingaggio e si prende anche il giocatore importante, purtroppo gli ingaggi però vanno a pesare sul bilancio. Del giocatore che trovi disponibile. Di quelli che trovi disponibili. Però ovviamente la gente dice, ma se Giancarlo sceglie il numero uno per sostituire Stellone, evidentemente è il primo ad avere voglia di puntare, altrimenti avrebbe scelto un allenatore qualsiasi, o comunque uno, diciamo, di media fascia. Adesso però bisogna combinare l'altra cosa, perché è facile che, che con l'Antuono non dico alzi il tiro, ma chieda giocatori importanti per puntare. Sì, ma questo non cambia quello che ho detto, nel senso che quello che chiederanno Stellone, con Antuono mi hai portato con Antuono e Sogliano, sarà sicuramente allineato sulle capacità e potenzialità della nostra società. Loro sanno benissimo che in B non si possono fare cose folli, perché non è un campionato nel quale ci sono i fondamentali per poter a gennaio fare dei colpi di mercato. Io quello che posso dirvi è che qui tanti campioni, scusatemi se ci ritorno, tipo Brienza, cioè io il giorno in cui ho fatto questo contratto con Brienza ero a Milano e Brienza non è un giocatore che viene a Bari perché c'è Giancarlo piuttosto che Cilici, cioè è venuto a Bari perché c'è un certo Sogliano che dà una affidabilità su quello che poi è la costruzione della squadra e gli obiettivi della squadra. È evidente che tutta gente che ambisce al massimo risultato, al massimo obiettivo, e sa bene che le regole anche finanziarie legate a questo tipo di campionato, a maggior ragione al mercato di riparazione di settembre, sono regole peculiari, particolari. E questo penso di avere scelto bene, nel senso che conta, ecco, come diceva prima, avere dei numeri uno, comunque dei manager molto quotati come direttore e allenatore, che tranquillizzano il giocatore importante per questa scelta di venire giù. Ricordo che ad agosto noi eravamo su qualcuno che poi non abbiamo portato a casa perché non c'era questa unità, questa conoscenza reciproca che desse queste priorità, tipo non so il Rajčević che è stato lì per essere, chissà, adesso può essere che sì, l'altra squadra si è convinta, lui sì, no. È un problema di anche di strategia degli altri, perché i giocatori bravi che girano in B o possono diciamo essere dati presto dall'altro che stanno giocando, penso non siano tantissimi. Quindi in questo la capacità di Sogliano e di Colantuono di dare fedeltà e tranquillità a chi fa questa scelta e viene giù a Bari, penso sia un elemento fondamentale. Presidente, mi scusi, per tornare un po' sul discorso delle perdite delle scorse due stagioni, le abbiamo affrontate o sono molto di sopra di quanto mi prima? Beh, è un po' più rispetto a quello che mi aspettavo, un po' di più perché, ripeto, c'è stato un lavoro di razionalizzazione che andava fatto e quindi
ci sono state delle, potremmo commentare poi bene le varie voci, insomma, ho cercato di fare pulizia, partire col piede giusto proprio per avere una stabilità di bilancio sulla quale poi mettere in piedi gli altri investimenti. Presidente, vedo che siamo sotto Natale, penso, diciamo, che sono 6 mesi esatti oggi che lei è al vertice di questa società, penso sia doveroso, diciamo, riconoscere il coraggio che lei ebbe la sera del 22 giugno quando lei, insomma, è presente, ci sono stati momenti in cui la vita del bar è stata veramente molto a rischio. Però lei fin da subito si è posto con un atteggiamento positivo, nel senso che aveva idee molto chiare su un programma a lungo termine e soprattutto dall'inizio è rimasto solo perché lei ha detto in questo momento serve una persona che faccia del riferimento unico per mettere a posto una serie di cose. Le chiedo se a distanza di 6 mesi quel programma che aveva immaginato con tanta dovizia di particolari e anche qualche sogno magari lo vede ancora assolutamente realizzabile e se pensa che per realizzare tutto quello che aveva in mente sia necessario magari nel tempo allargarsi ad altre cose oppure se è ancora convinto che sia necessario avere un riferimento stabile all'interno di questa società. Se analizziamo il fenomeno Pisa Calcio, è successo quello finora, quello che stava succedendo qui, cioè, nel senso c'è un qualcuno che deve fare delle scelte, non le fa e tutti rimangono appesi a queste scelte. C'è qualcuno che come controparte ritiene di poter assicurare una certa stabilità, quantomeno sotto il profilo della capitalizzazione, che poi deve valutare se i danni fatti da altri sono in linea con quelli che lui ritiene di poter riparare, no? Perché è da sempre fastidio a chiunque andare a gestire situazioni, pagare debiti creati da altri, no? Anche perché tutto il rumor che abbiamo vissuto in questi mesi, paga, non paga, decreti ingiuntivi spiattellati sulla stampa, cioè la cosa assurda è che parliamo di persone, di cose afferenti gestione altrui, quindi è evidente che chiunque avesse preso questo fardello doveva capire voce per voce di cosa si trattava. Io ho avuto richieste di pagamento di gente che aveva debiti regressi 2014 e ce ne sono tanti che io sto ovviamente analizzando nel tempo che risicato che sia, perché tornando al passato io sicuramente non immaginavo la pesantezza dell'onere di essere presidente, cioè il tempo da dedicare alle attività istituzionali è notevole. E questo per le varie cose, questa è la cosa che non ho sicuramente potuto pianificare, cioè il tempo che non avrei potuto dedicare alle mie H24 7 su 7 che generalmente ho dedicato alle aziende che ho inteso risanare e lanciare. Quindi questo sicuramente è stato
qualcosa che mi ha messo in difficoltà, però la scelta è una scelta da imprenditore. Quando si prende in mano un'azienda gestita per nostra fortuna solo un biennio, si può capire molto larvatamente quello che ti aspetta poi per risanarlo, perché sicuramente se c'è un cambio di gestione, sono cose che non hai fatto, sono atti di gestione che non hai effettuato, quindi no, tanti interlocutori non li conosci neanche, non sai se dicono il vero, il falso, se dicono se è stato scritto qualcosa che va oltre il carteggio che poi è venuto in azienda. Ci sono una serie di aspetti che ti fanno perdere tempo e denaro. Presidente, lei diceva, no? Bisognerà fare un'alta ricapitalizzazione praticamente, quindi, perché le perdite sono pesantissime rispetto a quelle per e poi c'è il mercato che chiama, no? Al di là, sicuramente è importante il ruolo di Soriano, è fuori di dubbio, perché è chiaro il rapporto che aveva con i giocatori, molti giocatori sono venuti qui perché lui conosceva bene, c'era un rapporto per Fedele, Cassani, tutti gli altri, ma dico, al di là di questo, però comunque muovere dei giocatori significa sopportare dei costi, così o sono costi per l'acquisto, o sono costi per gli stipendi, ecco, dico, che tipo di investimento, vedete, fa un investimento massiccio adesso. Bisogna ricapitalizzare di nuovo, c'è il mercato, lacrime nel senso che ci vorrà una bella cifra, insomma. Eh sì, per quello che dicevo. Lei è pronto a mettere mano oppure pensa che potrà essere, cercherà nuovi soci, che so. Allora, io ribadisco, tirar fuori una notizia, mi collego con loro. Di prima, no? Tira fuori una notizia che sono soldi da bruciare sul mercato per acquistare i calciatori. No, parlo di è una notizia fuorviante. Io parlo partendo che poi serviranno una ricapitalizzazione importante, è un altro discorso certo. Che purtroppo è un atto dovuto in relazione a quello che le spese del mercato saranno compense nella capitalizzazione. Quindi qua, l'entità di questa ricapitalizzazione, di questo ulteriore aumento di capitale, sarà definita a fine mercato. Diciamo entro febbraio noi riusciremo a capire. Io penso che Soriano e Colantuono sanno già quello che devono fare. Certo. Loro, evidentemente, più Soriano che Colantuono ovviamente, non hanno ancora chiari i numeri attorno ai quali si giocherà questa partita di gennaio. Potrà essere 100, 200 milioni, non lo so. Ovviamente tenendo conto di quello che esce, perché noi messi a posto due o tre pedine, quattro mesi, sono a posto. Evidentemente se dobbiamo poi cambiare qualcosa, qualcuno deve anche uscire, deve avere l'opportunità di farlo uscire, altrimenti siamo fuori mercato come entità della roba. Si possono mettere fuori roba. Ah, appunto. Da quello che dice, si evince, da questo quello che ho capito io, che le perdite, mi corregga se sbaglio, siano superiori al valore del capitale sociale, è così o no? No, le perdite accumulate nei due anni sono importanti e sono più alte di quelle che avevamo verificato, ma sarà tutto evidente nel giorno di bilancio. Adesso non voglio fare anticipazione perché il bilancio non è stato ancora portato a segno. Parecchio. C'è una cosa che lei ha sempre detto che non essendo un uomo di calcio, chiarisco. No, era bello quel sogno, il sogno no, legato a no, al giovane, chiarisco, no? Certo, ma io devi lavorare qui. Il giovane si prendi, allora, il sogno piuttosto è la scelta, e poi l'alternativa
allenatore esperto e quindi datato, stagionato, rispetto ad un allenatore giovane, rampante, di giugno, quindi quando è stato scelto Stallone, ho optato per la tentativa del giovane allenatore rampante come direttore di esperienza nella categoria, nella qualifica di direttore relativamente giovane anche lui, però esperto. Ora, la rosa è un problema, essere giovani, vecchi, scusi se ribadisco il discorso della carta d'identità. Io penso che è stato fatto un buon lavoro. Noi i giovani, noi abbiamo dei giovani bravi, molto bravi in primavera. Era, per quello che ho capito da non esperto di mercato e di calcio a livello di direzione, di organizzazione di gioco, quindi coi limiti che ho, penso di aver capito che il disegno di Sogliano era quello di costruire attorno a 3-4 personalità con carta d'identità pesante ma di estrema qualità, Brienza, Cassani, Moras per esempio, far crescere attorno a loro i giovani. Poi ovviamente ha dovuto inserire qualche altro uomo di esperienza. Penso che altri giovani, cioè comprare dei giovani da parte nostra, prima di farlo, guardiamoci bene in casa. Tenga conto che Sogliano saranno 2-3 mesi che sta approfondendo la conoscenza dei nostri giocatori in primavera. Lo stesso con Antuano, ha fatto giocare Scalera sabato. Lui l'ha visto, poi è andato anche fuori con l'Under. L'ha visto 2 giorni e ha deciso che lo metto. Cioè, voglio dire, puntare poi su un giovane interno, penso è un qualcosa che deve essere metabolizzato principalmente da loro. Secondo me noi abbiamo già dei buoni giovani. Il fatto della, guardi, se dovesse raggiungersi questo obiettivo, probabilmente chi raggiungerà questo obiettivo ha delle qualità superiori rispetto a quelle che vediamo oggi, che siamo tardi, no? Quindi può essere che... perché buttare via tutti? No. Cioè non penso che sia da buttare via. No, io non butto via. Ma buttare via una squadra che rimanga in B o avvenga questa cosa, diciamo, fuori da ogni criterio almeno qualche mese fa. Penso che se si raggiungono questi obiettivi, dalla qualità ulteriore l'avremo vista, cioè la vedremo nei prossimi mesi. Quindi dire oggi, e sarà tutto da rifare, mi sembra una forzatura. No, non è una forzatura, il problema è il fatto concettuale, tanto speriamo di arrivare. Cioè Moras mi sa che è ancora papabile per essere convocato in nazionale greca, Moras. Tanto cioè, speriamo fatto... sia papabile per giocare con noi, perché gioca poco. Però non so, no, se voglio dire, io non sto Ivan c'ha forse 15 anni meno, ma anche lui ha giocato poco con noi, però è un ragazzo che viene dall'altro. Non sto facendo le carte al futuro perché nessuno di noi ha i poteri di farlo. Io facevo un discorso di è chiaro che poi deve essere coniugato con le possibilità, perché anche la piazza sì, però prendere un po' vuol dire investire. E giustamente dice il presidente, vediamo cosa abbiamo in casa e poi vediamo se è il caso di investire con giovani ventenni che stanno crescendo in C, tanto per intenderci un'altra piazza. Anche quello è un investimento, prendi a 100, domani puoi vendere a 2 milioni se funziona, no? La plusvalenza. Io lo facevo in relazione al discorso di un presidente che dice io faccio un sogno decennale, no? Con l'allenatore. Allora è più in linea il discorso di fare una squadra in crescita. La nostra squadra oggettivamente, ma questa è un'analisi oggettiva, probabilmente Sogliano con Antonio un giorno la faranno, la nostra squadra oggettivamente è una squadra che se la gioca in B sarà da migliorare per puntare alla Serie A, ma oggettivamente è una squadra che
considerata la forbice già enorme esistente tra la A e la B, perché già adesso è enorme, due squadre su tre che sono salite non riescono manco a vincere una partita in Serie A, manco a vincerne una, tanto per il tempo, oggettivamente la nostra squadra andrebbe, non dico rifatta tutta, però ricostruita se dovessimo andare. Cioè, qui sono fatti, cioè il Crotone, che lui vede ogni domenica, ne ha vinta una, il Pescara non ne ha vinta una, l'anno scorso erano i soldi ne hanno visti tanti. Però voglio dire, l'anno scorso queste due squadre erano in B, facevano una differenza, il Crotone ne ha vinta una, il Pescara sul campo non ne ha vinta una. Io penso l'anno scorso comunque che faceva la differenza il Cagliari, che già ha superato la media salvezza. Sono un discorso più ampio, mi perdoni se... No, no, vabbè, va tanto, ci fa tanto che siamo andati. No, voglio dire, cioè, ti rendi conto che il Pescara è andato in A e ha vinto, perché ritengo il Trapani è rimasto in 10, si è fatto esperire uno, il Trapani oggi è l'ultimo in classifica in B. Quindi che poi non abbia investito, sono proprio i suoi. Presidente, il Pescara è più debole. Sì, ma voglio dire, non penso che sia questo il nostro problema. La Padula, il Pescara va alla grande. Oh, il nostro problema è... Crotone è più debole, perché Budrić e i giocatori migliori li hanno dati, Ricci, si sono indeboliti del Pescara. Oh, e infatti, per me, già il fatto di avere i nostri giovani che stanno giocando bene, parlo dei Castrovilli, degli Scalera, degli altri che sicuramente giocheranno, si riferirà a testare questi nostri giovani e capire se possono crescere con gli altri. Ovviamente per questo discorso dobbiamo rinviare quantomeno a febbraio, capiamo cosa facciamo sul mercato e poi penso che avremo un'idea un po' più chiara su quella che è la rosa da poter valutare su questi. Cioè, fondamentalmente il discorso è chiaro, cioè, chi è andato in A non si è indebolito piuttosto che rafforzarsi. Presidente, sì, per concludere il discorso che aveva avviato prima mentre sta rispondendo, il suo sogno a lungo termine, lei lo vede ancora completamente, diciamo, in divenire, intatto, vede tutti i presupposti, vedeva il famoso 22 giugno e lo vede, diciamo, con sé, oppure pensa che nel tempo questa società debba allargarsi anche ad altre forze? Ma guardi, per sostenere, lo sapete, per sostenere il piano di investimenti che deve essere fatto, necessariamente bisognerà aprire il capitale. Ma questo è un piano che prenderà corpo quest'anno. Quindi, il capitale verrà aperto perché